De Alfieri. Facciamo un applauso agli ospiti del Basket Carceravalle che schierano con 1-4 Lorenzo Pilli, con 5 Alessandro Natale, con 6 Tommaso Pozzato, con 8
Ed eccoci tornati con la finale del torneo Amici di Enrico. Si affrontano la padrona di casa, la squadra padrona di casa, la Planet Smart City Bea Chieri. Ad affrontarvi ci sarà il Basket Club Serravalle, un anticipo del campionato di Serie C Gold che ci sarà quest'anno. Due squadre che parteciperanno al prossimo campionato. Siamo qui pronti ad aspettare la palla 2 con le due squadre che arrivano dalle vittorie nelle semifinali di questo torneo, rispettivamente contro Pallacanestro Chivasso e 5 pari Torino. Aspettiamo adesso le scelte dei due allenatori. Intanto con me c'è nuovamente Carlo Colò. Buonasera e ben trovato. Bea, che ricordiamo è alle prese con tantissimi infortuni, ma veramente esageratamente pronta e piena di infermeria della squadra padrona di casa, con l'ultimo arrivato Ludovico Rivoire, che ha subito un brutto contatto nella partita di ieri, oltre che ad Alex D'Arrigo, a Marco Stiffi, a Valentino Tagliano. Molti giocatori saranno sotto, saranno parte dell'infermeria della squadra di casa. Invece Serravalle è già scesa in campo con il quintetto che affronterà questa partita, composto da Lorenzo Billi, Luca Serafin, Maurizio Pavone, Andrea Taverna e Fabrizio Pintus. Aspettiamo adesso le scelte di coach Carlo Vastalli con il tabellone che suona in questo momento, con il coach di padrone di casa che dà le ultime indicazioni ai suoi. Vediamo subito per Serravalle che cambia il quintetto. Ieri Pavone è partito dalla panchina e oggi lo troviamo subito in campo. E anche loro hanno la pesante assenza di Bozzato, ha subito una botta ieri durante la prima semifinale. E sono curioso di vedere questa partita, due squadre sicuramente ben attrezzate per la C-Gold. Peccato per cui ieri si trova questa grossa difficoltà già all'inizio stagione, ma ci saranno ancora tante settimane di lavoro e speriamo che il roster sia al completo il più presto possibile, perché coach Vassalli possa avere la squadra al completo fin dall'inizio. Intanto eccolo il quintetto scelto da coach Carlo Vassalli, subito una sorpresa, perché nei primi 5 ci sarà Giorgio De Mita, classe 2005, che fa il suo esordio da titolare con la prima squadra. Insieme a lui Scalzo, Gile, Polli e Luca Mosca. Si parte intanto con la palla nelle mani di Fabrizio Pintus, che lancia un pallone un po' a caso, infatti per recupero subito e parte in contropiede con Filippo Colli. Palla per Sebastiano Gile, che non ci pensa due volte, spara da tre punti subito il capitano, che si fa sentire. Aveva iniziato così anche la scorsa partita, 3-0 per Bea subito dopo 20 secondi e tripla proprio del capitano. E Seba Gile fa vedere subito il suo marchio di fabbrica, è un giocatore molto completo e dall'arco sa fare molto male. Oggi sarà curioso vederlo contro un giocatore così esperto come Pavone, che fa della fisicità la sua arma migliore. Tanto si va subito dall'altra parte con Mosca, che va via a Taverna, appoggia al vetro. Grande canestro di Luca Mosca, che ieri ci ha fatto vedere tutta la sua tecnica e la sua esplosività, con due schiacciate da ricordare. Tanto siamo già dall'altra parte con Pavone, che prova l'arresto di potenza ma non riesce ad andare verso il ferro. Palla per Mosca subito dall'altra parte con Filippo Colli. Trova Mosca e attacca sul pick and roll. Palla per Colli, che non ci pensa due volte, spara da tre punti anche lui. Tripla di Filippo Colli e dopo solamente un minuto coach Gatti è obbligato al time out. Inizio spumeggiante della squadra di coach Carlo Vassalli, con due triple ed un canestro molto bello di Luca Mosca. Hanno subito mosso bene la palla in attacco gli uomini di coach Vassalli, due buone triple in ritmo, con ottimo posizionamento. E Serravalle ha avuto grossa difficoltà, è iniziata subito portando la palla nel pitturato, però Scalzi è stato molto bravo con un recupero da dietro a rubare la palla a Pavone. Vediamo adesso cosa saprà dire coach Gatti ai suoi per scuotergli un po' dopo questo inizio terrificante per quanto riguarda la difesa. Invece coach Carlo Vassalli ha veramente poco da dire ai suoi, ma comunque sappiamo quanto ci tiene ai timeout coach Carlo Vassalli, li usa tutti, anche qualcosina di più.
E in questa situazione il coach che si trova subito con uno strappo importante e viene chiamato time out sicuramente può mettere degli accorgimenti a livello difensivo, perché l'attacco ha funzionato bene, magari può dire i suoi su determinate scelte difensive, come muoversi e quale situazione migliore su un 8-0. Si riparte con la palla nelle mani di Fabrizio Pintus, che anche lui ieri ha fatto un'ottima partita di energia, di tecnica, continuando a penetrare contro la difesa di 5 pari. Vediamo se anche oggi riuscirà a bucare la difesa di Bari. Intanto grande arresto rovesciato di Luca Serafino, che sbaglia, rimbalza in attacco di Pavone che butta la palla fuori. Ferrer Pintus, extra pressa nell'angolo per Taverna, triple al numero 8, grande caressa, grande uscita dal time out per il Basket Club Serra Valle, e 8-3 il punteggio. Palla nelle mani di Filippo Colli, che consegna a Luca Mosca, che si prende anche lui, tira da tre punti sbagliatissimo, tocco di scalzo con il ginocchio, la palla finisce fuori, rimessa per Serra Valle. Forzato da parte di Luca Mosca in questa situazione, che molto probabilmente poteva muovere la palla con più pazienza e cercare di sviluppare meglio il gioco chiamato dal proprio playmaker. Adesso palla in post basso per Pintus, che attacca, adesso è rovesciato, appoggio di mano destra, molto ben fatto, grande canestro di Fabrizio Pintus, che accorcia sempre di più le distanze, un po' stesso di distanza tra le due squadre, e palla nelle mani ancora di Filippo Colli. Blocco con Sebastiano Gile, palleggio restrittiva del numero 8, molto ben fatto, pulizia tecnica impeccabile del ex giocatore di Olimpo Basket Alba, grande canestro del numero 8. Pavone consegna a Lorenzo Billi, attenzione alla sua precisione da tre punti, eccolo che tira subito, il primo pallone toccato, sbaglia questa volta, ieri ha dato prova del suo enorme talento, 5 triple messe a bersaglio nella scorsa partita contro Pallacanestro, anzi contro, sì, Pallacanestro Chivasso, no mi correggo, con 5 pari, scusatemi. Adesso si va già dall'altra parte con Bea, blocco a libero Sebastiano Gile, contro Pavone, altro blocco di Demita. Gile non ci pensa due volte, spara la tre ancora, il ferro non l'aiuta, rimbalzo poderoso di Pavone. Convea che continua a tirare da tre punti, Taverna si sente caldo e sbaglia per questa volta, Pavone rimbalzo, un altro rimbalzo di Maurizio Pavone, tocco di scalzo, extra festa per Serafini, triple ancora del numero 14, ancora caressa da tre punti per Serra Valle, quarta tripla di partita per questa finale. Sembra essere l'esatto opposto della partita scorsa, con le percentuali di tre che sono abbastanza alte fino a questo momento. Beh, sai, questa partita stanno provando già due roster comunque di una categoria maggiore, superiore, e con giocatori molto più esperti rispetto alle due squadre che si sono sfidate prima. Tanto step back di Sebastiano Gile, che canestro del capitano, che canestro del capitano sullo scadere dei 24. Che segna in faccia a Pavone, che sembra quasi sconsolato mentre torna in difesa. Ed è proprio il numero 18 che riceve. Uscita di Billy, che attacca di mano sinistra, si prende il palleggio restrittivo, fallo sul blocco di Filippo Colli. Rimessa in zona d'attacco per Serra Valle. Pavone ha fatto vedere l'esperienza allacciandoci e facendo vedere all'arbitro che il fallo era di Colli in questa situazione. Infatti Colli diceva, ma in realtà è lui che si è allacciato a me. Palla per Lorenzo Billi, in post basso per Pavone, che scarica per Pintus, che si prende il tiro da tre punti all'angolo sbagliatissimo, rimbalzo, un altro rimbalzo in attacco di Pavone, altro errore però, altro possesso in attacco per Serra Valle, tocco di scalzo che ruba il pallone, il rimpallo lo favorisce, va ad appoggiare al ferro Alessandro Scalzo, fortunato qui nel tocco sul possesso perso di Pintus, ma comunque bravo a prestare molto alto e rubare due punti in contropiede. Fortunato ma attento alle scalze in questa situazione, molto bravo a crederci fino alla fine. Tanto Serafine, triple numero 14, altro canestro da tre punti, a Gile risponde Serafine, due triple a testa per i due capitani delle due squadre, e si va già dall'altra parte con il punteggio di 15-11 per la Plasma City. Demite riceve, rivolta per Alessandro Scalzo, chiama la palla in post basso a Mosca, viva Colli a prendersela, ancora Mosca che riceve in post contro Billy, attacca Mosca, va su, subisce il fallo, due tiri liberi per il numero 20, tra le evidenti richiami di Coach Gatti
nei confronti della difesa. Sì, c'era Coach Gatti che chiamava il raddoppio sulla linea di fondo che è arrivato in ritardo. È stato molto bravo Mosca a punire questa scelta difensiva andando a trovare i due tiri liberi. Bersaglio il primo, breve il numero 20. Vediamo il secondo. Dentro anche il secondo. 6 lunghezze di vantaggio per i padroni di casa. Con Fabrizio Quintus in possesso di palla. Uscita per Billy. Passa per Pavone, contro il Gile. La vuole giocare lui. Scarica l'ultimo per Serafino. Un'altra tira da 3 punti. Il numero 14 è on fire. Luca Serafin, timeout obbligatorio di coach Carlo Vassalli per placare gli animi del capitano della squadra di Serravalle. Sono sempre belli da vedere questi assi interno e esterno. È stato bravo Pavone a prendere vantaggio in post basso, a centrarsi e trovare il suo compagno libero che ha punito subito un'altra la difesa. Terza tripla nel solo primo quarto, nei suoi primi 5 minuti del primo quarto per Serafin. Abbiamo già un punteggio molto alto, 17-14, 6 minuti di gioco. Bella partita, piacevole. Infatti coach Vassalli ha chiamato time out proprio per ragionare e trovare gli accorgimenti difensivi, perché sembra che Pavone in questo momento sia immarcabile. Forse qualche strategia difensiva sarà da prendere. Ritorna in campo Serravalle con lo stesso quintetto che aveva lasciato il campo prima del time out, con Serafin, Pintus, Pavone, Taverna e Billy. Torna in campo anche adesso la Planet Smart City, anche essa con lo stesso quintetto, con Gile, De Mita, Mosca, Colli e Scanzo. Comunque giocare 2 giorni di seguito in questo periodo dell'anno è molto difficile. Si comprendono i giocatori in queste situazioni, che anche se sono passati solo 6 minuti iniziano a sentire la fatica. Cerca l'anticipo Pavone, ma Gile riesce a ribaltare il lato. Fallo lontano dalla palla di Lorenzo Billi, che trattiene l'uscita dal blocco di Mosca. Sarà rimessa in zona d'attacco per Bea. Blocco a livello di Mosca che riceve in questo momento. Altro blocco di De Mita che libera la mano sinistra a Luca Mosca. Uscita per Filippo Colli che attacca. Si butta dentro l'area, tocco della difesa. Ancora Serafin che ruba il pallone e la consegna a Fabrizio Pintus. Quella per Billy. E nei primi secondi dell'azione tira da 3 punti ma sbaglia, rimbalzo controllato da De Mita. Palla nelle mani di Filippo Colli. Blocco di De Mita. Uscita per Sebastiano Gile. Finta di consegnata per Mosca che adesso se la va a prendere. Palleggio restrittivo da 2 punti del numero 20, sbagliato, tocco di scalza, rimbalzo prezioso. Ancora Gile, da 3 punti, dalla punta sbaglia. Ancora un altro rimbalzo in attacco, altro possesso per Bea. Cercato Colli, completamente libero, da 3 punti, a bersaglio. Tripla di Filippo Colli, un altro canestro da 3 punti, si segna più da 3 che da 2 in questa partita. Il terzo tentativo, buona per Bea, che trova il canestro da 3. Adesso Serafin, che ribalta al lato per Pavone, chiama la palla a Billy che riceve in questo momento. Uscita per Serafini, in post basso contro Mosca, tocco del numero 20 ma la palla è ancora nelle mani di Serravalle. Serafin, crossover, tiro da 2 punti, fallo di Mosca sul tiro del numero 14 e 2 tiri liberi per Serravalle. Mosca si è trovato sbilanciato in questa situazione dalla finta di Serafin e Serafin l'ha punito cercando il fallo. Primo cambio della partita per Bea, entra con la 7 Davide Fassio al posto di De Mita. Bersaglio il primo tiro libero per Luca Serafin che arriva in doppia cifra. Punteggio alto questo primo quarto di gioco, piacevole. Entra anche il secondo, 2 su 2 per Luca Serafin, il punteggio che si ferma sul 20-16. Blocco di scalza, libera Filippo Colli, consegnato per Mosca. Altro blocco di Sebastiano Gile.
attacca Mosca, scarica all'ultimo per Colli che tocca il pallone, contropiede con Bitti che si ferma in transizione da tre, poi scarica per la Taverna e si ricomincia da Pintus. Blocco di Pavone, altro il blocco, step back di Pavone che ci pensa per un attimo ma non tira, palla in posta per Pavone, deviazione del numero 18 e palla per Bea. Non sono riusciti a trovare l'alto basso in questa situazione, con un errore è stato bravo Gile a far perdere l'equilibrio a Pavone. È stato interessante come soluzione offensiva, brava Bea a trovare l'accorgimento difensivo. Tanto cambio per Serravalle, entra in campo Alessandro De Natale, quasi stato in questa partita al posto di Lorenzo Billi. Blocco di Gile per Mosca, pick and pop tra i due, step back di Sebastiano Gile, long two solamente ma ha sbagliato, tocco ancora, prezioso di Alessandro Scalzo, un altro rimbalzo in attacco per Bea. Attacca Mosca di mano sinistra, va contro Serafin, gancio del numero 20, grande canestro in sottomano di Luca Mosca che sta facendo faville con le penetrazioni, 22 a 16 il punteggio. Quanto è stato in aria Luca Mosca citando un film che esce oggi, I Believe I Can Fly. Vuole sfruttare il mismatch della Taverna contro Colli, De Natale perso, la scalzo da due punti, sbagliato, rimbalzo controllato da Luca Mosca che corre in contropiede, si ferma e trova Scalzo, non Luca, per passi, ancora Scalzo, rimbalzo al lato per Colli che vuole ragionare, aspetta il blocco di Sebastiano Gile, tripla di Filippo Colli, solo sul secondo ferro questa volta, rimbalzo controllato alla Taverna che apre per il suo playmaker, ancora De Natale. Chiama in contrasto la palla a Pavone che riceve in questo momento. Contro Gida, se la vuole giocare lui. Triplicato addirittura, extra press, palla per Serafine che attacca di mano destra, fallo di Scalzo che spende il fallo sulla penetrazione e sarà rimessa per Serravalle. Simpatico il siparietto proprio per far vedere la stanchezza. Che cercano un giocatore con salti per andare a togliere la palla dal ferro. Tanto cambio tra entrambe le squadre, per Serravalle entra Antonio Liviero al posto di Serafin, mentre per Chieri fa il suo esordio in questa partita Riccardo Ferrone, classe 2003, al posto di Luca Mosca. Un altro dei prodotti di Bea Future Lab, il progetto partito quest'anno, che vedrà coinvolti molti giovani e avanti alla linea verde per far iniziare a affacciare i giocatori di Bea al mondo dei senior tramite la Serie D. Dato grande canestro di Pavone di forza dopo aver conquistato il rimbalzo offensivo e palla nelle mani di Filippo Colli, assegnato per Fassio, palla per Scalzo che non ci pensa due volte, spara anche lui, triplo di Alessandro Scalzo, percentuali altissime per Bea in questo inizio di partita con la linea 3 che sembra essere l'habitat naturale dei giocatori di coach Carlo Vassalli. 3 secondi offensivi intanto fischiati ad Antonio Liviero e cambio, entra Sean Xelilai al posto di Fabrizio Pintus, anzi no, di Andrea Taverna. Palla ancora nelle mani di Filippo Colli che sta facendo il playmaker quest'oggi. Blocco di Gile, esce fortissimo Pavone, ma lo fa fallosamente sull'uscita di Davide Fassio, sarà rimessa per Bea. Fassio ha attaccato con calma, ha trovato quello sai, quell'angolo giusto per andarsi a prendere fallo, non aveva molta vita là perché è uscito male dal primo blocco, ma bravissimo a trovare il fallo. Uscita per Scalzo che chiama il pallone e riceve. Chiama il pick and roll con Sebastiano Gira, eccolo che arriva. Finta di passare là dentro, poi rivolta poi per Fassio, che attacca di modestia, scarico per Sebastiano Gira, ha capito tutto però Pintus, velocissimo, ben contropiede, appoggio di mano sinistra, spende il fallo Alessandro Scalzo e altri due tiri liberi per il numero 17. Forse poteva trovare anche la soluzione più facile in questa situazione. Il giocatore di Chieri che è un po' intestardito cercando una linea di passaggio molto difficile. Tanto cambio per il Bea, esce Alessandro Scalzo con due falli, quindi cerca anche di preservarlo coach Carlo Vassalli, al suo posto entra Giorgio De Mita.
sbaglio al primo tiro libero Fabrizio Pintus, con le lunghezze di distacco che sono sempre sette. Dentro il secondo, due possessi pieni di vantaggio per la squadra di coach Carlo Vassalli, mentre entra con la maglia numero 12 Daniele Russo al posto di Fabrizio Pintus. Passi porta la palla nella metà campo offensiva. Sempre lui in possesso di palla, aspetta il blocco di De Mita. Attacca Fazio, scarica per Ferrone. Si aspettava un taglio nell'angolo del doppio zero, ma non è arrivato, quindi palla persa del numero 7 rimessa verso la valle. O meglio, il movimento del numero doppio zero era corretto, il giocatore numero 7 è andato a cercare nuovamente un passaggio difficile. Palla per Pavone che è arrivata all'altro per De Natale, 10 secondi sul cronometro, di schiaffata di circa, anzi no, 6 secondi alla fine, Pavone. Scarica per Oliviero che si prende il tiro dal mid range, sbagliato, tocco di Pavone, fondamentale, grande canestro del 18 di esperienza pura, 25-21 dopo la prima decina di gioco, un punteggio abbastanza alto, soprattutto rispetto alla partita che abbiamo visto prima. Pavone molto bravo, si è appoggiato, ha trovato lo spazio, e al momento giusto è salito a fare il tap-in vincente, ha preso posizione e il gioco era fatto. Questo torneo di pre-season, questo torneo di amici di Enrico è sicuramente un bel palcoscenico per vedere uno dei duelli che ci sarà nel prossimo campionato di Serie C Gold, perché la Planet Smart City, Bea Chieri e Serravalle saranno nello stesso girone, quindi non sarà la prima volta e nemmeno l'ultima per queste due squadre che si incontreranno di nuovo nel corso della stagione. Sai, questi sono test importanti, Serravalle è una squadra abituata alla C Gold, Chieri arriva da esordiente ma sicuramente vorrà essere protagonista nel massimo campionato piemontese, e essere in vantaggio anche di soli 4 lunghezze in pre-season dà fiducia e morale al gruppo di coach Vassalli. Bisogna anche contare che Bea, come abbiamo detto, è senza moltissimi giocatori. Sai, però chi va in campo deve giocare, quindi tanto di cappello per questo primo quarto, divertente, piacevole, e sta divertendo anche il numerosissimo pubblico accorso al palazzetto. Tanto torna in campo Serravalle con lo stesso quintetto che aveva abbandonato il campo, con Pavone, Xelilai, De Natale, Russo e Oliviero. Adesso tornerà in campo anche la squadra di coach Carlo Vassalli. Ricordiamo che le rotazioni sono molto ridotte anche perché ci sono giocatori che sono in panchina ma che non possono entrare in campo. Vediamo chi tornerà in campo. C'è un cambio, anzi, per coach Carlo Vassalli. Entra Alessio Blanco, altro giocatore della Serie D in prestito qui in C Gold per questa partita. Con lui Ferrone, Fassio, De Mita e Gide. Palla nelle mani di Davide Fassio, uscita per Sebastiano Gila che riceve in questo momento. De Mita cerca di trovare Blanco che riceve in questo momento. Ecco l'uscita di Fassio dai blocchi, crossover del numero 7 che attacca e scarica per De Mita, virata del numero 12, grande canestro di Giorgio De Mita in virata che trova i suoi primi due punti nella squadra senior in partita ufficiale. Adesso cambio per coach Gatti, esce Oliviero e torna in campo Andrea Taverna. Bella azione, molto bella azione, sono arrivati gli applausi per il giocatore interno di Chieri che ha sviluppato il gioco, blocco, si è mosso e ha trovato un bel canestro. Infatti coach Vassalli della sua reazione è stato molto molto contento del anche movimento, anche il pubblico del proprio è stato molto contento perché un giocatore così giovane, prodotto del settore giovanile di Bea, provoca queste emozioni ai tifosi presenti.
Difesa molto forte di Ferrone che cerca il furto. De Mita prova la stoppata, grande canestro di Russo che allarga il braccio e appoggia al tabellone. Adesso Fassi in possesso di palla, contro De Natale, uscita di Sebastiano Gile, viene a prenderla Blanco, finta di Gile, gli tira da tre punti, uscita, serve Ferrone che riceve in questo momento, attacca con la mano destra, si butta dentro Ferrone, appoggia al vetro, grande canestro di Raffaele Ferrone, di personalità e di tecnica. E beh, ha bisogno di questi punti dalla panchina, di questi ragazzi così giovani, 29-23 il punteggio quando mancano 9 minuti alla fine del secondo periodo. E Ferrone è un giocatore molto interessante per le prospettive future di Chieri, un ottimo giocatore di uno contro uno si è visto in questa situazione. Fallo precedente intanto fischiato a Sebastiano Gile che impedisce a Pavone di girarsi e tirare. Rimessa per Serravalle. Sai, in queste situazioni Gile ha due possibilità, girargli davanti o farlo ricevere e bloccarlo con un fallo. Uscita per Russo, ribalta al lato per Xelilai che attacca di mano sinistra, scarica per De Natale nell'angolo, ribalta al lato completamente per Russo, finta, grande partenza al numero 12, fallo di Ferrone, due tiri liberi, partenza fulminante che ha bruciato letteralmente il suo difensore e due tiri liberi per Daniele Russo. Se Ferrone prima era stato molto bravo in attacco, qua in difesa forse un po' peccato, arrivando molle il giocatore il numero 12 di Serravalle l'ha lasciato sul posto. Bersaglio è il primo tiro libero per il numero 12, e dentro anche il secondo, 4 punti di distacco tra le due squadre e palla nelle mani di Davide Fassi. Riceve Sebastiano Gile che aspetta il compagno. Step back di Sebastiano Gile, tripla del capitano, sbagliata questa volta. Se vedi tocchi rimbalzo, la palla finisce nelle mani di Taverna che ribalta. Palla per Russo che attacca contro Gile, senza paura, scarica per Pavone, gancio di mano sinistra sbagliato, tocco ancora per il Tapin, ma sbagliato anche quello. La palla viene salvata, cerca di buttare la palla sui piedi di Blanco e Xelilai ma non ci riesce, e la palla adesso è per Bea. Step back di Fassi che tira nei primi secondi dell'azione, cortissimo il suo tiro, tocco di Gile che anche lui prova a far battere la palla sul suo avversario ma non ci riesce. Un'altra palla persa di Serravalle, fase confusionale della partita. Blanco che dà a Fassi e chiama la calma. Pick and roll tra De Mita e Fassi, attacca Fassi, scarica nell'angolo per Ferrone, tripla del doppio zero, sbagliata, rimbalzo in attacco di De Mita. Ancora Ferrone che scarica per Fassi, tira dal mezzangolo, sbagliato anche questo, e rimbalzo per Pavone. Bell'impatto Ferrone nella partita, con coraggio sta prendendo dei buoni tiri, penetrazione, si è buttato al rimbalzo, non male, forse dovrebbe fare qualcosa di più a livello difensivo per contenere il gioco fisico degli avversari. Tanto De Natale sfrutta la disattenzione difensiva della difesa di Bea e segna i due punti appoggiati al tabellone. Palla per Ferrone, uscita di Blanco che riceve e con un gancio cerca di appoggiarsi al ferro ma sbaglia. Rimbalzo controllato da Russo che trova Taverna contro De Mita, attacca il numero 8, virata, grande giocata del numero 8 che appoggia due punti al vetro, pareggio in questo momento di Serravalle e 29 pari. Blocco di Gile per liberare Fassio, disattenzione difensiva, finta di Sebastiano Gile che attaccano, look per De Mita che non è attento e si fa sfuggire il pallone, palla persa per Bea. Voluto provare la giocata di fine di tocco e si è andata a complicare la vita, 29 pari a 7 minuti dal termine del secondo quarto. Xelilai ribalta all'auto per Pavone, aspetta il taglio di un compagno ma va dall'altra parte, da De Natale, uscita per Taverna, perso da 3 punti, tiro del numero 8 sbagliato, rimbalzo controllato da Fassio che va subito dall'altra parte, cerca di ricevere De Mita in post basso, attacca invece Sebastiano Gile che vuole sfruttare il suo ball handling contro Pavone, palla buttata fuori male e palla recuperata da Taverna contro De Mita, attacca il numero 8, vuole usare il suo fisico, appoggia al vetro, grande canestro e time out obbligato per coach Carlo Vassalli, parziale di 8-0 per Serravalle. Coach Carlo Vassalli vuole mettere a posto qualcosa. De Mita in questa situazione poteva fare veramente molto di più, è stato molto a livello difensivo e il giocatore con le più esperienze di Serravalle l'ha portato, come si dice, a scuola. De Mita sicuramente deve recriminarsi qualcosa perché poteva fare molto di più a livello difensivo. De Mita che è un giocatore molto giovane ma che arriva quest'anno da
da Don Bosco Crocetta dopo un anno in prestito in, a Torino, torna a Bea dopo essere stato prodotto del settore giovanile della squadra chievese, infatti ha fatto ritorno qui per provare l'esperienza in prima squadra, vediamo cosa saprà dare quest'anno alle prime squadre chievesi, perché non c'è solo la C-Gold ma c'è anche il progetto Leopardi Future Lab con la Serie D. Ed eccoci qui tornati dopo una piccola pausa, siamo qui con il secondo quarto, scusate per l'interruzione tecnica ma c'è stato un piccolo problema con la videocamera, intanto siamo già dall'altra parte con Fassio che scarica per scalzo che attacca di mano sinistra, virata, cerca l'appoggio al ferro ma ha sbagliato, stoppata di Russo e si va già dall'altra parte con De Natale, scarico nell'angolo per Taverna, persa da tre, finta, il palleggio laterale, ancora De Natale, cerca in post basso Oliviero, contro scalzo, se la vuole giocare lui raddoppio. E tiro buttandosi indietro ha sbagliato, rimbalzo controllato da Alessandro Scalzo. Palla per Filippo Colli, ritrova Fassio, perso da tre punti, triple il numero 7 a bersaglio, con coraggio Davide Fassio, 32 a 33, meno 1 in questo momento per Bea che cerca la rimonta. Russo in possesso di palla, contro Colli, crossover del numero 12, palla per Oliviero che ribalta al lato, per Xelilai, mano sinistra del numero 11 che attacca al ferro, appoggia al vetro di mano destra, sbaglia. Due tiri liberi per il numero 11 in maglia blu che vuole conquistarsi i suoi punti a cronometro fermo. Cambio per la Planet Smart City, intanto esce Blanco e fa il suo ritorno in campo Luca Mosca. Bersaglio anche il secondo per Sean Xelilai, rimessa per Bea. Mosca in possesso di palla. Se ne occupa Taverna di marcarlo. Fallo di Taverna che passa troppo forte sul blocco e rimessa in zona d'attacco per Bea. Protesta del numero 8. C'è stato un amichevole scambio di vedute tra Scalzo e il numero 8 di Serravalle. Duro come blocco, duro. Molto duro, però Scalzo è stato bravo a accentuare anche il contatto, anche se il terreno che gli è arrivato addosso andava anche abbastanza veloce. Palla per proprio il numero 9 di Bea, servito Colli contro Russo. Chiama il blocco, che arriva adesso di De Mita. Palla per Mosca, 8 secondi alla fine dell'azione, attacca Mosca di mano destra, cerca lo scarico per De Mita che va su, stoppata di Xelilai, fallo fischiato dall'arbitro, proteste evidenti nella panchina di
Serravalle, e sinceramente le capisco perché Coach sembrava Gatti un contatto regolare. Tra l'altro quello che recrimina Coach Gatti, conoscendolo, che magari era l'arbitro di testa a dover fischiare il fallo, che forse aveva la visuale più aperta rispetto all'arbitro di coda che da dietro non può vedere un fallo del genere, però si accetta il responso degli arbitri e si gioca. Tiri liberi per Giorgio De Mita, che sta avendo dei minuti importanti in, al suo primo esordio da titolare. Queste, sai, sono le partite migliori per farsi le ossa, perché non c'è la pressione di una partita in campionato, i giocatori hanno comunque già un ottimo livello. Un giovane deve farsi le ossa su queste partite, sa che se deve guadagnarsi il posto durante il campionato e queste partite si passa. Grandissima palla intanto di Russo per Oliviero, che ne appoggia due al tabellone. Grande impatto del numero 12, che sta dando molta energia in attacco soprattutto a Serravalle. Consegnato di Colli per Mosca, che attacca di mano destra, si butta dentro, va al ferro, appoggia al tabellone ma sbaglia. Rimbalzo controllato da De Natale, contropiede di Serravalle con Taverna. Eurostep, passa rallentato, che canestro di Andrea Taverna, che si appoggia al tabellone con un tocco finissimo e porta Serravalle sul più 7. Palla per Fassio dall'altra parte, palla adesso in posbasso per Mosca, che è arrivato all'altro, per Colli che attacca di mano sinistra, scarico per scalzo contro Xelilai, ovviamente Giorgio riceve il numero 8 che tira da tre punti dall'angolo sbagliato, tocco ancora, l'ennesimo di scalzo, a rimbalzo in attacco e palla nelle mani di Mosca che vuole ragionare. 10 secondi alla fine del possesso, blocco di Alessandro Scalzo contro Russo, attacca la Mosca di mano sinistra, scarico per De Mita che non era prontissimo, Colli da tre dalla disperazione, sbagliato, rimbalzo controllato da Russo. Aveva fatto tutto bene Bea con lo scarico di scalzo per De Mita, ma il passaggio nell'angolo del numero 12 non è stato precisissimo e Colli ha dovuto tirare buttandosi indietro, un tiro molto difficile. Intanto sì, Colli si è trovato a dover forzare la situazione, complice anche un passaggio abbastanza difficile di De Mita, molle, che ha messo in difficoltà il proprio compagno. Intanto esce proprio Giorgio De Mita al suo posto, torna in campo il capitano Sebastiano Gida. Sono curioso di vedere in questo frangente di partita con Pavone fuori dal campo se Seba Gile farà valere il suo fisico e proverà anche ad andare a giocare sotto. Uscita per Xelilai, palla nell'angolo per De Natale, verso per un attimo da Colli. Ancora Taverna che chiama il blocco di Oliviero, vuole giocare a due con lui, step back di Taverna, grande palleggio all'indietro ma sbaglia completamente il tiro. E la palla adesso è nelle mani di Filippo Colli. Prende subito posizione Sebastiano Gile, tocco di Taverna, raddoppiato adesso, ma la palla è nelle mani di Russo. Attenzione a De Natale, persa per un attimo da tre punti, palleggia e ributta fuori per Russo. Blocco di Taverna, crossover del numero 12, step back sempre di Daniele Russo, che però non trova il ferro, chiama il cambio, è molto stanco, si vede. E palla nelle mani di Sebastiano Gile per la rimessa. Esce proprio adesso Daniele Russo al suo posto, torna in campo Fabrizio Pintus. Adesso palla nelle mani di Filippo Colli, consegnato per Alessandro Scalzo. Quando si dà esitazione, palla nell'angolo per Fassio. Ancora Scalzo, step back di Ale Scalzo, che se la sente, spara da tre punti ma sbaglia. Forse un po' eccessivo questo tiro nei primi secondi dell'azione di Alessandro Scalzo. Ed è rimessa per Serravalle. Sono sempre sette le lunghezze di distacco tra le due squadre, vediamo se Bea riuscirà a rimontare anche questa volta. Palla per Oliviero che si gira, ma fa un palleggio di troppo. Mosca in contropiede, attenzione sul recupero di De Natale, appoggia al vetro Luca Mosca. Altri due punti, 34 a 39, meno 5 per Bea. Bravo Luca Mosca in questa situazione, ha visto il difensore che arrivava e l'ha messo in controtempo andando ad appoggiare facile al tabellone. Il pubblico chiamava la schiacciata perché ieri ne ha inchiodate due di tutto rispetto, ma questa volta ha preferito l'appoggio Taverna intanto. Con un gioco di prestigio va al ferro e ne appoggia due al tabellone,
grande canestro numero 8, intanto Mosca perso per un attimo, va al ferro, ne appoggia altri due, risponde subito Mosca, time out, coach Gatti furibondo, furibondo, arriva addirittura oltre la metà campo e vuole mettere a posto qualcosa, addirittura li vuole cambiare tutti e cinque. Coach Gatti, sì, lo comprendo per come si è arrabbiato, due punti di fila appoggiati al tabellone da parte di Mosca e sono pesanti in questo frangente, brava Chieri a ritornare in partita. Tanto piccolo dibattito tra il vice allenatore di Coach Caravassalli, Andrea Bertulezzi e Edoardo Gatti, ha avuto qualcosa da dire sulla, sull'entrata in campo del coach di Serravalle. Sai, in queste situazioni la foga agonistica li fa... prende sopravvento perché si deve cercare di scuotere in qualsiasi modo i propri giocatori. Sicuramente ci sarà un 5-3-2 tra qualche secondo per poter riportare la calma. Tanto coach Gatti prende in parola quello che ha detto, cambia quasi tutti. In campo scendono Billy, Serafin, Pintus, Pavone e con il numero 16 Filippo Dolcino. Invece per coach Vassalli scende in campo lo stesso quintetto che aveva abbandonato il campo con Mosca, Fassio, Colli, Scalzo e Gile. Palla nelle mani di Serafino che torna in campo dopo un riposo in panchina. Backdoor di Lorenzo Billi contro una grande difesa di Filippo Colli. Taglio di Serafini che va al ferro, stoppata, cancellato da Luca Mosca, che fa esaltare il pubblico che poi la cascina il capello, esatto, ha pure rischiato di farsi abbastanza male. Intanto fa il suo esordio in questa partita e in Serie C Gold Matteo Berruto, altro giocatore preso in prestito dalla Serie D. Tanto sbaglia tutto Serafin, pensava di avere Pintus a disposizione, fallo subito da Berruto che tocca il suo primo pallone e si prende due tiri liberi. Un po' spesato Berruto con il suo modo di fare, mette in campo subito il lunetto e dice ragazzi scusate, ci sono anch'io. Berruto che torna a Bea dopo una parentesi in CSI a Frassati e in Serie C Silver a Settimo Torinese. Quest'anno sposa il progetto Leopardi Future Lab giocando in Serie D. 1-2 per il numero 23 e cambio per coach Gatti al suo posto, anzi scusate, al posto di Pavone entra con il numero 13 Andrea Sacco. Palla nelle mani di Filippo Dolcino, uscita per Fabrizio Pinto, sblocco di Dolcino a livello del suo numero 16. Palla cercata nell'angolo da Pintus che non trova Dolcino, la rimessa sarà per Serravalle. Coach Vassalli in questa situazione di pick and roll dice aver voluto di aiutare più profondo perché è stato bravo il nostro il giocatore di Chieri. Adesso palla nelle mani di Dolcino che attacca di mano sinistra, scarica per, Pintus che scarica per Dolcino, tiro del numero 16 sbagliato, in balzo controllato l'ha bevuto. Palla nelle mani di Mosca che vuole giocare con il cronometro, attacca il numero 20 che cerca l'appoggio al ferro, chiama un fischio arbitrale l'arbitro, palla nelle mani di Lorenzo Billi che cerca il fallo, grande canestro di Lorenzo Billi che cercava il fallo ma ne trova comunque due. 10 secondi alla fine, palla nelle mani di Filippo Colli, poi si va all'intervallo lungo, chiama il blocco, palla nelle mani di Fassio che trova nell'angolo Mosca, extra pass ancora per Fassio, tripla sulla sirena sbagliata, finisce così il secondo periodo e il primo tempo con il punteggio di 37-43, una partita molto divertente tra due squadre che stanno esprimendo un bel basket. Noi ci ritroviamo dopo la pausa lunga con
non mancate per il rientro in campo di questa finale, primo e secondo posto.
Ed eccoci tornati qui al Pallacascina Capello per il secondo tempo della finale del torneo amici di Evico tra Planet Smart City Bea Chieri e Basket Club Serravalle, con il punteggio che si trova in questo momento in vantaggio la squadra ospite per 43-37. Vediamo cosa saprà darci questo secondo tempo con i giocatori di coach Edoardo Gatti che sono già in campo. Il quintetto è quello composto da Serafin, Pintus, Taverna, Billy e Pavone. Aspettiamo adesso le scelte di coach Carlo Vassalli. Parte col quintetto tradizionale anche Beacchieri, coach Vassalli ripropone il quintetto di partenza con Mosca, Scalzo, Capitan Gira, Colli e De Mita. Parte Serravalle in attacco, un'azione per Billy in penetrazione. Billy non ce la fa, cerca il pick and roll con Pavone, palla in ala a Serafin, uno contro uno, Mosca tiene bene il contatto, Serafin forza, ferro, via Colli in attacco per Bea Chieri, pick and roll con De Mita, Colli spara in ala cercando il passaggio su Mosca che non si fa trovare nella posizione corretta evidentemente. Sì, Mosca cerca, Colli cerca un passaggio per Mosca, ma il passaggio è un po' troppo alto, Mosca non riesce a recuperare il pallone, siamo fermi sul 37-43 per la squadra ospite. Chiama palla in post-passo Pavone che riceve in questo momento, se la vuole giocare contro Sebastiano Gile, scarico per Serafine che prende il tiro da tre punti, ma lo sbaglia, contatto sotto canestro tra Pavone e Gile, si risolve con una stretta di mano. Palla per Scalzo, sfidato al tiro da Serafina, adesso difende un po' più forte il numero 14. Attacca Scalzo, virata, palla per Mosca che perde il contatto col pallone. Scarico per Sebastiano Gile, persa da tre punti. In punta, sbagliato il rimbalzo, controllato da Billy. Palla per Pintus che rivolta al lato per Pavone, ancora Lorenzo Billy. Aspetta il pick and roll con Pavone che arriva in questo momento. Tripla di Lorenzo Billy, molto complicata, sbagliata, rimbalzo. Controllato per un attimo da Pavone ma finisce nelle mani di Alessandro Scalzo. Tanti errori in attacco in questi primi minuti del terzo quarto, evidentemente le squadre devono riprendere condizione, ma ecco Mosca, fatto grandissimo canestro di Luca Mosca che con la veste rovesciata del passo e tiro riesce ad appoggiare al vetro, accorcia le distanze, beh, a 4 punti da recuperare fino a questo momento. In questo frangente abbiamo visto Sergio Gile molto impegnato a difendere il post basso di Pavone e forse per questo in attacco è arrivato poco lucido, ha tirato nuovamente da tre non riuscendo a realizzare. Ha un grande affare Seba Gile sotto canestro a tenere l'uno contro uno di un giocatore così fisico e così esperto. Abbiamo parlato appunto di Maurizio Pavone, il giocatore più esperto del roster classe 1984. Il suo esordio con le squadre senior arriva con il Valenza Basket, ma nell'anno successivo si sposta a Rossiglione dove gioca con il Red Basket. Dalla stagione 2011 fino alla stagione 2013 è in carica ad Ertona Basket, una piazza prestigiosa. Poi cambia 5 squadre in altrettanti anni, partendo da Alessandria, passando per Cus, per Pavia. Poi nel 2018 sposa il progetto della Fortitudo Alessandria dove raggiunge la Serie B da protagonista conquistandoti il palcoscenico della categoria e dopo 3 anni vola in Lombardia dove gioca la C-Silver nella squadra che lo ha accolto, l'Omni a Pavia, per poi fare ritorno in Piemonte dove gioca appunto con il Serravalle in C-Gold. Siamo ripartiti dopo il time out con la palla nelle mani di Fabrizio Pintus che la gioca su Serafin. Palla nelle mani proprio di Pavone che coglie impreparato Lorenzo Billy che aveva fintato il backdoor
La palla finisce in fallo laterale e rimessa per Filippo Colli. Riceve Mosca. Blocco di Sebastiano Gile. Palla nelle mani del numero 18 che cerca di guardare il lato in no look, ma non trova pronto Filippo Colli. Palla un po' troppo lunga e il numero 8 in maglia Beano riesce a raccattare il pallone. Sarà interessante questa situazione di gioco e di isolamento per Luca Mosca, con un pick and roll centrale per sì esaltare le qualità di Mosca in penetrazione e premiare Seba Gile nell'arco di profilo. Quando si va già dall'altra parte con Serafin, fallo fischiato proprio a Luca Mosca, contatto con il numero 14 in maglia blu. Intanto c'è stato un cambio, è tornato in campo De Mita. Un'altra pausa per asciugare il campo. De Mita nei primi due quarti è stato il giocatore sicuramente più fondamentale per Serravalle, perché c'è stato un momento che era immarcabile nelle sue penetrazioni. Serravalle ha avuto molto molto vantaggio dalla sua presenza in campo. Taverna, scusate. Palla adesso nelle mani di Lorenzo Billi. Ancora Serafin che gioca in post basso da Pavone. Palla larga dove c'è Pintus che prende il tiro da tre punti ma lo sbaglia. Un altro rimbalzo in attacco di Pavone. Billi finta al tiro, però particolarmente credibile. Stoppata di Alessandro Scalzo che cancella letteralmente il tiro e il tentativo di Lorenzo Billi. Che cercava il fallo evidentemente, ma non è arrivata a questa cosa. Adesso palla di nuovo nelle mani di Pintus. Che prova Pavone che gliela consegna, passi di partenza fischiato al numero 17 con il cronometro che scorre, probabilmente messo sotto pressione dallo scadere dei 24 secondi. Palla persa per Serravalle. Adesso palla nelle mani di Filippo Colli che consegna a Mosca. Picherolla centrale di nuovo con De Mita, attacca il numero 20, va al ferro, appoggia il vetro, segna, subisce il fallo e andrà in lunetta con il libero supplementare. 41-43 con la possibilità di andare sotto di solo un punto per i padroni di casa. Luca Mosca ancora incontenibile nella penetrazione ad andare al ferro, veramente ottime le sue giocate e sta trovando sia punti che degli ottimi falli. Intanto rimbalzo in attacco conquistato da De Mita sull'errore di Mosca e palla nelle mani di Filippo Colli. Arriva il blocco di Sebastiano Gile. Colli contro Pintus, attacca il numero 8, fallo subito dall'ex giocatore di Alba, è rimessa per Bea Chievi. Riceve adesso Mosca sulla pressione di Serafini, uscita per Sebastiano Gile, non ci pensa due volte, spara da tre punti, sbaglia, cerca rimbalzo in attacco De Mita, non ci riesce questa volta. E parte il contropiede di Serravalle con Pintus. Arriva il raddoppio addirittura, palla per Pavone che butta giù il pallone ma riesce a non perderlo. Palla in punta per Serafin che finta il tiro a tre punti, attacca di mano destra, scarica l'ultimo per Pavone che non trova il pallone e Scalzo fa un altro recupero difensivo preziosissimo. Alessandro Scalzo in difesa è stato molto bravo Serafin a leggere il mismatch e ha punito il recupero del lungo di Chieri, però bravo Ale Scalzo a recuperare la palla. Adesso palla nelle mani di Filippo Colli che attacca contro Pintus, step back di Filippo Colli, triple del numero 8, cortissima, la palla finisce direttamente nelle mani di Pavone. Attacca Serafin, virata il numero 14 che va al ferro, spende il fallo Colli che secondo l'arbitro è antisportivo, saranno due tiri liberi e possesso per Serravalle. Ingenuità di Colli ad offendersi e quindi inevitabile antisportivo fischiato dagli arbitri. Serafin è il classe 1988 che milita da tre stagioni a Serravalle, un giocatore molto importante per il roster, inizia con i senior anche lui a Valenza, per poi passare ad Ertona per due stagioni tra il 2012 e il 2015, gioca a Serravalle per poi partire in direzione Voghera e per fare ritorno a casa a Serravalle nella stagione 2017-2018. Adesso possesso per la squadra di Coach Gatti,
ne occupa proprio Luca Serafini. Palla in post-passo per Pavone, che ribalta all'altro per Billy, con stessa difficoltoso fino a questo momento, attacca il numero 4, step back di Lorenzo Billy, tira da tre punti, molto complicato, sbagliato rimbalzo, controllato da Luca Mosca. La palla nelle mani di Filippo Colli. Attacca il numero 8 e consegna a Luca Mosca. Palla ancora per il numero 8 in maglia bianca. Attacca Filippo Colli, step back. Da tre punti difficile! Che canestro di Filippo Colli! Di classe pura! Di classe pura, meno uno Bea! Sul canestro incredibile di Filippo Colli. Bravissimo Colli in questa situazione a punire il cambio difensivo, ha trovato un canestro veramente veramente difficile. Tanto che azioni di Serravalle con il tiro da tre di Taverna, che però non finisce sul fondo della retina, meritava di più questa azione della squadra di coach Gatti. Tanto Scalzo, finta Alexa Pessa, tripla di Alessandro Scalzo che accende il palacacina Capello e la panchina di casa, tripla fondamentale di Alessandro Scalzo che dona il sorpasso ai padroni di casa quando mancano 4 minuti e 50 alla fine del terzo quarto. Consegnato di Serafin per Pinto, schema palla Pavone in post basso, ancora la palla per il numero 14 che tira buttandosi indietro, tira molto difficile, grande canestro di esperienza, vuole risvegliare i suoi, il numero 14, pareggio nuovamente a 4.46. Sai, quando questi giocatori così esperti trovano il giovane, come in questo caso De Mita, molto passivo a livello difensivo, li puniscono sempre. Fallo subito da Pintus, che segna sul contatto di Mosca, 2 più 1 per il giocatore in maglia numero 17. Tanto cambio, esce proprio l'autore del fallo Luca Mosca, al suo posto torna in campo Davide Fassio. Tanto piccolo sipario tra coach Gatti e Fabrizio Pintus, che dice di non vedere nulla, doveva tirare il tiro libero. Esce dagli applausi del pubblico, entra al suo posto Sean Xelilai, che si occuperà del tiro libero. Luca Mosca in questa situazione è andato molto molto duro su e inevitabile è stato il fallo. Sbaglia il tiro libero Xelilai, palla adesso nelle mani di Davide Fassio che consegna a Sebastiano Gile, uscita per De Mita, viene a prendere Alessandro Scalzo contro Taverna, si rinnova il duello, consegnato per Filippo Colli che penetra, si prende il tiro dal gomito alto, un po' complicato, sbagliato infatti l'imbalzo controllato da Serafin e va dall'altra parte, vuole ragionare e chiama il gioco organizzato, cerca la palla Fassio, attacca Serafin, scarico per Lorenzo Billy, tripla del numero 4, sbagliata, rimbalza sul ferro, sta un po' litigando con le percentuali del tiro a tre punti il numero 4 che ieri ha sfornato una prestazione maiuscola con 5 triple mandate a bersaglio, fondamentali per la vittoria di Serravalle contro 5 pari. Però in questo frangente fortunati noi che siamo ancora là. Canestro di pregevole fattura di Alessandro Scalzo che sfrutta il blocco ben portato da Giorgio De Mita e si prende il palleggio restativo. Intanto Xelilai che ribalta lato per Taverna, uscita per Lorenzo Billy che attacca contro Colli, cerca l'appoggio al vetro, grande canestro di Lorenzo Billy che segna con il fallo e Andrea Lunetta per il libero supplementare. Far altro che far fare. Dentro anche il tiro libero supplementare per il numero 4 in maglia bianco-blu che palla adesso nelle mani di Filippo Colli, consegnato per Davide Fassio, l'attacca di mano destra, scarica per Colli, cerca Gile ma non lo trova, la palla finisce in rimessa laterale, coach Carlo Vassalli chiama il time out e vuole rimettere un po' a posto le cose con 3 minuti da giocare prima dell'inizio dell'ultimo quarto.
Tanto stiamo vedendo per adesso una partita completamente diversa rispetto alla finale terzo quarto posto, punteggio molto alto rispetto alla partita tra Cinque Pari e Chivasso, tra due squadre che a differenza delle precedenti stanno trovando più continuità con il ferro, soprattutto da oltre l'arco. Sì, sicuramente complice anche la categoria delle due squadre in cui militano, è ovvio che il livello sia diverso, però è piacevole come partita, ancora 3 minuti al termine di questo terzo quarto e poi avremo tutto l'ultimo quarto da viverci insieme. Tornano ora in campo le due squadre con Serravalle che schiera Pavone, Xelilai, Billy, Serafin e Taverna, e invece Bea schiera Fassio, Colli, Demita, Scalzo e Gile. Pronti a tornare a giocare, eccola la palla che viene rimessa in gioco nelle mani di Serafin. Ribalta all'altra per Pavone, uscita per Lorenzo Billy e si prende subito il tiro a 3 punti in uscita dal timeout. Disputa fuori anche questa il ferro, sfortunato qui il numero 4. E palla nelle mani di Filippo Colli che va dall'altra parte. Consegna per Davide Fassio, uscita forte di Xelilai, palla per Sebastiano Gile che trova Fassio ancora, attacca il numero 7, va al ferro, cerca l'appoggio al ferro ma sbaglia, rimbalza controllato da Pavone e apre per Lorenzo Billy. Sfortunato il giocatore di Bea che in questa situazione tutti pensavano arrivasse il canestro. Adesso Serafino che chiama il blocco di Pavone, poi attacca di mano a destra, scarica per Taverna, perso per un attimo, da 3 punti a bersaglio, punisce Andrea Taverna, un'altra tripla del numero 8 che allarga ancora di più le distanze, 48 a 53 il punteggio. Taverna sempre presente, sempre determinante in queste situazioni, incredibile il suo impatto sulla partita. Uscita di Filippo Colli, scolastica, fatta benissimo. È un'altra tripla del numero 8 che si sta caricando la squadra sulle spalle e sembra non aver nessuna intenzione di perdere questa partita. Colli un altro che dice la partita non è finita finché ci sono io in campo. Bel, bel canestro. Cerca la palla rubata, adesso il numero 8 compie una violazione con il piede. Cambio, esce Filippo Colli, va a prendersi qualche minuto di riposo in panchina. Al suo posto entra Riccardo Ferrone, mentre cambio anche per coach Edoardo Gatti al posto di Serafin entra Pintus. Uscita per il numero 17 che apre per Xelilai. Palla in passo per Pavone, perso. Il numero 18 che ne appoggia due facili facili al tabellone. 4 punti di distanza dalle due squadre. Ancora Fassio che chiama il blocco di Sebastiano Gile che arriva in questo momento. Gioca il V-Pick in questo momento, palla per Scalzo contro Taverna, si prende il tiro a 3 punti, difficile! E che problema, c'è ancora Alessandro Scalzo da 3, solamente tiri difficili in questa partita per il numero 9, attacca Lorenzo Billy, molto difficile, cerca rimbalzo in attacco Pavone ma non lo trova, rimbalzo ancora del solito Alessandro Scalzo, una partita da all around in questo momento del numero 9. Da fermo, senza step back, ce l'ha ancora! Ma questa volta sbaglia, rimbalza controllato da Lorenzo Billy. Sì, dicevo in precedenza nel canestro da 3 che ha realizzato da fermo senza ritmo, ha regalato un bellissimo canestro. Taglio dal lato debole di Xelilai che punisce la difesa un po' pigra dei padroni di casa. È sempre un possesso pieno di vantaggio tra le due squadre quando mancano 29 secondi alla fine. Vuole usare tutto il tempo a disposizione Davide Fassio, discrepanze di circa 10 secondi tra i due cronometri. Fallo sul blocco di Fabrizio Pintus con un cambio per coach Carlo Vassalli. Esce Giorgio De Mita al suo posto, torna in campo Matteo Berruto. Tanta rimessa laterale per Bea, se ne occupa Alessandro Scalzo. Il cronometro si resetta a 14, 6 secondi di discrepanza tra il tabellone dei 24 e quello principale. Blocco di Sebastiano Gile per Davide Fassio. Si accetta il cambio Pavone, attacca Fassio, scarica nell'angolo per Sebastiano Gile, tiro molto difficile. Tocco probabilmente sul rimbalzo. Tocca il ferro al pallone ma l'arbitro dice che probabilmente non lo ha fatto in tempo. Adesso vediamo il confronto tra i due. La palla è però per Serravalle. Ma
Lorenzo Ferrone in pressione sulla rimessa. 5 secondi alla fine. Coach Vassalli sta allungando la difesa per questi ultimi 5 secondi del terzo quarto. Ecco la palla nelle mani di Fabrizio Pintus che se ne va, deve provare a tirare nell'ultimo secondo a disposizione, sbaglia, finisce così il terzo quarto, si entra nell'ultima decina con un possesso di distanza tra le due squadre, 54 a 57 il punteggio, sarà un ultimo quarto molto divertente. Torna in campo Serravalle dopo il time out con Pintus, De Natale, Taverna, Pavone e Xelilai. Invece coach Carlo Vassalli ha ancora qualcosa da dire ai suoi per quest'ultimo quarto di gioco. Ricordiamo che questa partita assegna il primo posto nel torneo Amici di Enrico, torneo di pre-season in quello che sembra un concentramento di squadre di Serie C. In questa finale si affrontano le due squadre che affronteranno il campionato Serie C Gold nella prossima stagione. Palla nelle mani di Alessandro Scalzo che rimette in gioco il pallone, si parte con l'ultimo quarto di gioco. Davide Fassi in possesso di palla, ribalta per Sebastiano Gile, Berruto prova a girare la palla per Ferrone, taglio di Scalzo, ancora Berruto che cerca il pallone, tocco di Scalzo, palla per Sebastiano Gile, tiro da tre punti del capitano Corto, rimbalzo di Berruto che lotta in mezzo all'area ma compie una violazione di passi, palla persa del 23 che comunque riceve dei complimenti per l'azione fatta, rimessa però per Serravalle. Tanta energia da parte di Berruto, peccato per quella spinta che l'ha portato a commettere passi. Adesso palla nelle mani di Xelilai che ribalta all'otto per Pavone. De Natale aspetta l'uscita di Xelilai che riceve in questo momento passi di partenza del numero 11 che non si fila del suo tiro da tre punti. Rimessa per Bea. Passi in possesso di palla che passa adesso a Sebastiano Gile, attacca il numero 18, step back contro Pavone che questa volta non ci casca, attacca Ferrone, va al ferro, cerca l'appoggio ma non trova nemmeno il contatto falloso, palla nelle mani di Taverna che ribalta per Pintus, arriva il blocco di Taverna, Pintus è lasciato completamente libero, ribalta all'altro Pavone per De Natale, chiama il pick and roll, blocca il palleggio in una zona un po' complicata, prova però Taverna, 5 secondi alla fine, palla dentro per Pavone, si deve inventare qualcosa, taglio di Xelilai che appoggia di mano sinistra al ferro ma sbaglia, buona difesa di Bea che non concede un tiro facile, Scalzo, finta per un attimo il tiro da tre punti e trova Berruto in post-basso, tocco di Pavone che conquista il pallone, grande giocata in uscita anche del numero 18, ancora Pintus che trova ancora il suo centro in post basso contro Sebastiano Gile, grande virata, appoggio al vetro, grande canestro di Maurizio Pavone di pura esperienza, grande di grande energia, fisico, grande che canestro di Pavone che è andato a prendersi il canestro più fallo. Ado, cambi per Bea, escono Ferrone e Berruto, tornano in campo Alessio Blanco e Luca Mosca, poi ci va a salire, va d'esperienza
giocatori con più esperienza in campo, tutti insieme. Sbaglia il tiro libero Pavone, rimbalzo del neo entrato Luca Mosca. Palla nelle mani di Alessandro Scalzo, che attacca di mano destra, contro quinto, crossover, appoggia di mano sinistra ma sbaglia. Ma su Scalzo si prende i due tiri liberi con coach Carlo Vassalli che ce l'ha un po' con il suo numero 9 che non ha scaricato l'angolo. Nell'angolo. La cavava, aveva due tiratori sugli angoli e... però bravo Scalzo a provare comunque un fallo. Richiami evidenti dalla panchina per il numero 9 che però si guadagna la gita in lunetta. Cambio per la Serravalle, esce con il numero 8 Andrea Taverna al posto suo, entra Antonio Liviero, non cambia praticamente nulla nell'assetto tecnico della squadra di coach Gatti. Olivieri, ieri l'abbiamo visto tanto in campo per lunghi minuti, oggi un po' meno, chissà, magari le fatiche della semifinale o scelta di coach Gatti. Sbaglia il primo tiro libero Alessandro Scalzo. Il rilascio non è stato dei migliori su questo primo tiro libero. A bersaglio invece il secondo. 55 a 59 il punteggio, sono 4 i punti di distanza tra le due squadre. Ancora Pintus contro Fassio, prova De Natale, brutto passaggio, prova palla recuperata ancora di Alessandro Scalzo e cerca Fassio, direzione con il piede, è rimessa per la Planet Smart City. Scalzo sta mettendo tutta la sua energia adesso per andare a riacciuffare Serravalle, a discapito forse a volte di alcuni errori, però bravo lui perché sta difendendo come un matto. Adesso nelle mani di Luca Mosca, blocco di Sebastiano Gile consegnato per Fassio, arriva Scalzo, diceva, alla per Blanco che attacca di mano sinistra, scarica nell'angolo per Gile che finta tira in step back del capitano corto, ma si va a prendere il suo stesso rimbalzo, appoggio avete un fallo precedente al suo tiro e rimessa per la Planet Smart City. Rimessa a fondo, curiosa come chiamata degli arbitri, scriveva due tiri liberi in realtà, fondo. Cambio per coach Carlo Vassalli e anche per coach Gatti, per i padroni di casa, torna in campo Filippo Colli, va a prendersi qualche minuto di riposo Alessandro Scalzo, mentre per gli ospiti esce Fabrizio Quintus, al suo posto entra Daniele Russo. Movimento a ricciolo di Mosca che riceve in questo momento e parte in palleggio, blocco di Sebastiano Gile e si apre per ricevere, eccolo il capitano che riceve, attacca di mano destra, cerca l'appoggio al vetro ma non la trova al fondo della vetina, palla recuperata dalla difesa di Serravalle. Sente stardito in questo caso di nuovo Seba Gile. Attenzione a Pavone contro Mosca, mismatch, palla ribaltata sul lato opposto per Oliviero che, scusate, per De Natale che ribalta, adesso Oliviero blocco a liberare Russo che attacca di mano destra, cerca il palleggio restrittivo ma non trova neanche il ferro, rimbalzo controllato da Luca Mosca. Adesso palla nelle mani di Filippo Colli, attacca di mano destra, va al ferro, scarica nell'angolo per Alessio Blanco, tira da tre punti del numero 5, a bersaglio Alessio Blanco, grande tripla fondamentale di un giocatore esperto come l'ex giocatore di Grigliasco. Blanco sicuramente sarà adesso, protagonista della Serie D quest'anno. Tanto palla recuperata proprio di Blanco che si ferma da tre punti, pensa per un attimo al tiro ma preferisce ragionare, palla nelle mani di Mosca che prende in palleggio il tiro dal gomito alto ma sbaglia, è rimessa per Serravalle, solamente un punto che separa le due squadre quando mancano 6 minuti e mezzo alla fine della partita. Russo in possesso di palla, uscita per De Natale, palla nelle mani di Xelilai che attacca di mano destra contro Blanco, palla in post basso per Pavone che trova il taglio di Oliviero, appoggio di Gile, fallo subito dal numero 10 che si butta dentro con coraggio e si prende gli ultimi liberi. Gile è stato costretto al fallo perché in questa situazione c'è stata un'errata rotazione difensiva e Gile oltre che far fallo non poteva fare nulla in questo caso. A bersaglio il primo tiro libero per Antonio Oliviero. Vediamo come andrà il secondo per mettere un pieno possesso di distanza tra le due squadre. Sbaglia invece il secondo tiro libero
solamente due i punti con Nabea che può trovare il sorpasso con un tiro da tre. Colli in possesso di palla, blocco duro di Luca Mosca, eccolo che riceve in questo momento, attacca Mosca, scarica, anzi non scarica, appoggio di mano destra, finta lo scarico ma non trova il fondo della retina, palla per Oliviero, scusate, De Natale. Xelilai, passi di partenza, un altro passi di partenza del numero 11, è rimessa per Bea con Colli che se ne occupa. Tanto cambio di pallone e cambio anche per Serra Valle, esce Xelilai, al suo posto torna in campo Lorenzo Villi. Adesso palla nelle mani di Davide Fassio. Consegnato per Filippo Colli, blocco di Sebastiano Gile. Uscita del capitano, completamente libero da tre punti, tripla di Sebastiano Gile. Sorpasso Bea, 61-60. A metà dell'ultimo quarto il capitano non demorde, più uno per i padroni di casa. Nel momento del bisogno Sebastiano Gile torna al canestro, pesantissimo. Blocco di Pavone, ai danni di Blanco, accetta il cambio Sebastiano Gile, scarico di Billy, grande recupero di Luca Mosca che aspetta i compagni adesso, vuole ragionare. Palla nell'angolo per Filippo Colli che invece non vuole ragionare senza coscienza, ma sbaglia il tiro da tre punti. Rimbalzo controllato da De Natale, ma la palla viene messa nelle mani di Lorenzo Billy con Pavone che va in punta. Palla nell'angolo per De Natale. Taglio ancora di Pavone contro Sebastiano Gira, arriva il raddoppio, attacca il numero 18, post bus, segna, subisce il fallo, un altro gioco da tre punti possibile del numero 18, grande canestro di esperienza con una protesta del capitano della squadra di casa. E cambio per Serra Valle, torna in campo Fabrizio Pintus al posto di Daniele Russo. Per i padroni di casa esce Blanco invece e torna in campo Alessandro Scalzo. Tiro libero intanto per Maurizio Pavone. Sbaglia il tiro libero supplementare il numero 18 e palla nelle mani di Filippo Colli. Blocco di Sebastiano Gira, palla ancora per lui, tripla, ancora del capitano, corta questa volta, cortissima. La palla finisce direttamente nelle mani di Oliviero. Sarebbe interessante anche vedere Gile variare un po' in attacco in queste situazioni, perché il tiro se lo aspettano, un grande tiratore e magari una finta buttarsi fuori. Tocco di Colli che cerca il pallone, fallo secondo gli arbitri e rimessa per Serra Valle. Serie di blocchi a liberare Pintus che non riceve, invece la palla finisce nelle mani di Oliviero. Lorenzo Billy, tripla del numero 4, sbagliata anche questa, continua a litigare con il ferro da oltre l'arco il numero 4. Adesso Filippo Colli per il sorpasso di Bea, chiama lo schema, palla nelle mani di Luca Mosca, nell'angolo per Lorenzo Billy, per Filippo Colli che attacca di mano destra, stoppata di Antonio Oliviero, cancellato il tentativo in terzo tempo di Filippo Colli. Quanta energia Colli in questa penetrazione, peccato per la stoppata. Tanto time out chiamato da coach Carlo Vassalli che vuole rimettere a posto le cose per gli ultimi 4 minuti di partita con un solo punto che separa le due squadre. Abbiamo sostanzialmente un mini supplementare, 4-0-4, 61-62 per gli ospiti, la partita aperta e abbiamo ancora Serra Valle che deve andare a spendere i propri falli di bonus, mentre Chieri è già in bonus, e questa sarà anche una cosa fondamentale e determinante per questi ultimi 4 minuti. Poche parole per coach Gatti in questo timeout, tornano subito in campo i giocatori di Serra Valle.
con la squadra invece di casa che ha ancora qualcosa da dire. I cinque scelti da Coach Gatti sono Billy, De Natale, Pavone, Oliviero e Pintus, mentre per i padroni di casa ci sono Fassio, Colli, Scalzo, Mosca e Gile. Rimessa in zona d'attacco per Bea, se ne occupa Luca Mosca. Uscita per Fassio, completamente libera, attacca di mano destra, va al ferro, appoggia di mano sinistra ma sbaglia. Imbalzo controllato da De Natale, palla nelle mani di Fabrizio Pintus. Fassio cerca il pallone ma Pintus non si fa sorprendere. Consegnato tra i due giocatori il backcourt di Coach Gatti, palla nelle mani di Pavone, in post basso raddoppio, palla fuori per Pintus che si prende e tira tre punti, importante, sbagliato l'imbalzo di Pavone, un altro canestro di fondamentale importanza del numero 18. Altre proteste della panchina. Un Pavone che si va a spiegare con l'allenatore avversario. Forse Coach Passalli chiedeva più tutela per l'infrazione di 3 secondi da parte di Pavone. Adesso palla nelle mani di Luca Mosca, crossover del numero 20 che va al ferro, vola Luca Mosca al ferro, 63-64, canestro molto importante di Luca Mosca che rialza l'animo del Palacascina Cappelle. Pintus per Biglia, ancora Fabrizio Pintus, palla in post basso per Maurizio Pavone, apertura ancora per De Natale, tripla del numero 5 sbagliata, rimbalzo controllato ancora da Alessandro Scalzo, si corre in contropiede, Mosca contro Oliviero, consegnato per Filippo Colli che chiama la calma e chiama lo schema. Pick and roll con Sebastiano Gile che si butta dentro, ancora Colli che attacca, fallo di Pintus, terzo fallo per Serravalle, non è ancora in bonus. Molto bravo Colli in questo frangente a trovare il fallo in una situazione difficile. Cambi per Coach Gatti, escono Oliviero e De Natale, tornano in campo Serafine e Taverna per questi ultimi 2 minuti e 50 di partita. In questo momento abbiamo i due quintetti titolari che presumibilmente andranno a concludere la partita. Sicuramente sarà molto interessante il duello in questa fine di partita tra Mosca e Taverna, i due giocatori che si sono più accesi nei momenti difficili per le due squadre, quindi chi riuscirà a limitare l'altro sarà fondamentale per le due squadre. Gita per Scalzo che riceve in questo momento, palla per Sebastiano Gile, ecco Colli che esce dal blocco, palla nell'angolo per Fassio, extra pass per Gile, tocco di Pavone, rischia tantissimo Fassio con questo passaggio, la palla però è ancora per Bea, 5 secondi a disposizione, vediamo che cosa si inventa la squadra di Coach Carlo Vassalli. Molto probabilmente ci sarà un blocco per far uscire Seba Gire da 3 punti. Eccolo che vicino in questo momento, attiva buttandosi indietro del capitano, sbagliato, doppio tocco su ferro che confonde anche Davide Fassio e palla nelle mani di Lorenzo Billi. Non era 3 punti ma comunque ci abbiamo preso per uscire a Seba Gire. Uscita per Pavone, triplicato addirittura, fallo subito dal numero 18 e rimessa per Serravalle. Continuano i problemi con il pallone, è incredibile questa situazione. Intanto ricordiamo che Bea è in situazione di bonus, quindi saranno 2 tiri liberi per Maurizio Pavone. E continua a litigare con le percentuali al ferro. Ma nessuno vuole litigare con lui in campo. Sbaglia anche il secondo. Adesso 0 su 4 in questa partita per il numero 18 in maglia bianco-blu, scusate, rosso-blu. Controlla Scalzo, palla per Sebastiano Gile, uscita per Colli, contro Pintus, difesa molto forte, raddoppio addirittura per Filippo Colli che attacca, step back, passi fischiato al numero 8 e fa un passo di tempo per il passaggio per Fassio, palla persa,
e 2 minuti da giocare con un solo punto che separa le due squadre. Peccato, Colli con questa ingenuità aveva battuto bene il cambio difensivo. Palla nelle mani di Serafin che trova Pintus, reverso del numero 17, grande canestro di esplosività per Fabrizio Pintus, classe 2001. Adesso 3 punti che separano le due squadre con Bea in possesso di palla. Mosca chiama il doppio di Gile che arriva adesso, attacca Mosca, scarica all'ultimo per Fassio, fallo in attacco. Fallo in attacco, fischiata Luca Mosca. E possesso per Serravalle, quinto fallo di Luca Mosca che non farà più parte di questa partita. Al suo posto torna in campo Giorgio De Mita in questo finale. Peccato, finisce prima la partita di Luca Mosca, però Serafin d'esperienza va a mettersi nella posizione giusta al momento giusto. Palla in attacco. Adesso possesso molto importante per Serravalle per prendere il largo con 1 minuto e 30 da giocare. Palla per Serafin, blocco di Taverna, accetta il cambio De Mita. Vuole la palla in posto per Pavone che gioca contro Sebastiano Gira, ribalta al lato per Lorenzo Billi che prende il tiro da 3 punti ma lo sbaglia, tocca rimbalzo, fallo fischiato contro Maurizio Pavone e palla per Sebastiano Gira e Pepi Leopardi. Hanno lottato molto molto duramente al rimbalzo e l'arbitro premia il giocatore di Chieri. Adesso che è in possesso di palla, attacca di mano sinistra, si butta dentro, cerca l'appoggio al vetro, ma sbaglia, tocco della difesa rimessa per i padroni di casa. Time out per l'ultimo minuto di questa partita, 63-66, entrambe le squadre sono in bonus, non possono spendere nessun fallo. Un finale di fuoco ci aspetta qui per la finale del torneo Amici di Enrico. Sono le liste nuove. Adesso sarà interessante capire chi si prenderà i tiri per la squadra di casa, con due giocatori molto abili nel tiro da fuori come Filippo Colli e Sebastiano Gile, che ha comunque a disposizione due armi importanti da oltre l'arco, vediamo se le saprà sfruttare. Se coach Vassalli decidesse di andare in area sorprendendo tutti per un fallo, potrebbe essere una scelta. Vediamo cosa si inventerà il coach della formazione di casa. Tanto Serravalle è già in campo con il quintetto che probabilmente finirà questa partita con Pavone, Billi, Pintus, Serafin e Taverna, mentre anche coach Vassalli rischierà lo stesso quintetto con Colli, De Mita, Gile, Scalzo e Fassio. Rimessa da fondo per Bea, se ne occupa Alessandro Scalzo. Uscita per Filippo Colli che riceve in questo momento. Blocco di Sebastiano Gile. Accetta il cambio Pavone. Palla per il capitano. Attacca con la mano sinistra. Fallo subito. E questo è un momento importante della partita. Due tiri liberi che possono aumentare i punti a disposizione per il Bea e diminuire il divario con 2 punti a gioco fermo. Vediamo se il capitano saprà tramutare questi 2 tiri liberi. A bersaglio il primo. Sbaglia però il secondo. Sono 2 punti di distacco quando si entra nell'ultimo minuto di gioco. Tra Billi in post basso da Taverna, accetta il cambio De Mita, se la vuole giocare lui, raddoppio, triplicato, palla per Lorenzo Billi, tripla, fondamentale, il ferro gli sputa anche questa, rimbalzo di Pintus, Pavone conquista un altro rimbalzo, viene mandato nuovamente in lunetta, chissà se i giocatori di Verona lo stanno facendo apposta. Si
sono appesi in quattro per fermarlo, perché sicuramente sarebbe andato su ad appoggiare due per due punti molto semplici. Sbaglia il primo tiro libero Pavone, continua a litigare con il Febbro, 0 su 5 fino a questo momento, e segna il sesto tiro libero. 64-67, torna in campo Alessio Blanco, mette in campo un altro tiratore, coach Carlo Vassalli, tante al posto bocche, di Giorgio De Vita. Tante bocche di fuoco nell'attacco di Chieri in questo momento. Palla nelle mani di Davide Fasso, consegnato per Alessandro Scalzo, trova Sebastiano Gile, uscita per Filippo Colli che non riesce a tirare, palla per Scalzo, e ribalta all'altro per Blanco, ribalta ancora per Colli che finta il tiratore, si butta dentro, scarica nell'angolo per Fasso, extra pass, molto ben costruito l'attacco di Bea. Blanco cerca il tiro, Colli buttandosi all'indietro, grandissima difesa di Serra Valle con Scalzo che crolla a terra. Speriamo non sia nulla di grave, penso sia un crampo, anche perché l'infermeria di Bea è stracolma. Un altro all'infermeria di Chieri, un problema forse alla coscia, l'adduttore, ho visto molto molto dolorante in questa situazione. Aia, speriamo non sia nulla di grave, perché sembra non farcela Scalzo. Altro infortunio, tempestata dagli infortuni Bea fino a questo momento. Ha perso tantissimi giocatori, anche delle prime rotazioni, come Scalzo in questo momento, D'Arrigo, Rivoira e De Simone. Torna in campo De Mita al posto di Scalzo, 17 secondi per chiudere questa partita, pressione altissima di Bea. Blanco cerca il fallo, lo fa. Due tiri liberi per Taverna, 15 secondi da giocare. Due tiri liberi per Taverna, 15 secondi dalla fine. Bersaglio il primo per andare a Taverna, 4 lunghezze di vantaggio per Serra Valle in questi ultimi 15 secondi di partita. Non lo so, andrà ai 5 punti di vantaggio per Serra Valle, 64-69 il punteggio, c'è bisogno di un tiro nei primi secondi dell'azione per Bea. Blocco di Colli che perde però il pallone, la palla finisce nelle mani, Sebastiano Gile tira, impossibile, cercando il tabellone sbaglia, finisce probabilmente qui la partita. Con Colli che cerca il tiro della disperazione, finisce qui il torneo Amici di Enrico, si archivia con la vittoria del Basket Club Serra Valle, comunque una partita molto divertente tra due squadre che si sono equivalse. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi per questo pomeriggio di pallacanestro, un saluto e una buona serata da Mattia Picchialevri e Carlo Colò.